Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Come ben sapete, ho sottoscritto un contratto con Dimensione che mi dà la possibilità di avere la 10 gigabit in casa ed è tantissima roba, ragazzi, mi sta andando benissimo. In questo video approfondiamo uno dei piccoli componenti di questa connettività. È un router che non va a 10 gigabit ma va massimo a 2,5 gigabit, che è tantissima roba, ed è un router che danno direttamente loro nel momento in cui uno sottoscrive un contratto se sceglie l'opzione di poterlo avere a casa. È un router della DB, precisamente il VD6723, e io l'ho trovato bello, comodo, quasi performante come un Fritzbox, anche se ammetto che quei modem là, quei router là, hanno veramente una marcia in più. Per quanto concerne questo invece, perché l'ho trovato comodo? Allora, innanzitutto perché si presenta bene, è nero, sobrio, elegante, insomma anche l'estetica vuole la sua parte. Ma soprattutto l'ho trovato comodo per quanto concerne le connettività. Guardiamole insieme perché sono veramente notevoli e ne ha veramente tante. Innanzitutto ha un cavo DSL che io chiaramente non userò mai, perché non ho la fortuna di non avere né la DSL in casa né tantomeno la FTTC. Per questo motivo, diciamo così, che questa porta se ne va via e io non la userò più. Per quanto concerne qui, lì fuori verdi, abbiamo TEL 1 e TEL 2. È possibile settare il VoIP, poi vi farò vedere come è possibile settarlo. Chiaramente i parametri dovete chiederli al vostro operatore. Qui è possibile collegare dei telefoni, in modo tale, dei telefoni tradizionali, non dei telefoni VoIP, in modo tale che possiate comunque in qualche modo poter avere comunque il telefono fisso in casa, cosa che io da 5 anni non ho e vivo felicissimo. Per quanto riguarda invece le porte Ethernet, qui la dotazione è particolarmente generosa, perché abbiamo 4 porte da 1 gigabit, sì, ok, ne arrivano 10, quindi al massimo qui ne escono 4 per 1 gigabit ciascuno. Grazie a questa porta alla WAN, che funziona anche da LAN, è possibile quindi installare direttamente un computer, o meglio un cavo LAN, che poi può essere collegato a un PC o al dispositivo quale volete voi, e erogare adesso 2,5 gigabit, in modo tale che voi la 10 gigabit possiate già averla, 4 da 1 giga, poi più 2,5 abbiamo 6 giga e mezzo, il resto potete tranquillamente diffonderlo col wifi e quindi avrete questa 10 gigabit frazionata su più dispositivi diversi. Per quanto concerne invece il cavo ottico, beh, quello si attacca qua dietro, vedete? Qui dietro c'è la possibilità di inserire il cavo che parte dall'ONT, che vi ho fatto vedere anche nel scorso video, a proposito recuperalo così avrai maggiori informazioni, e attraverso questo, diciamo, questo foro si ha la possibilità di poter installare direttamente un cavo Ethernet per avere la 10 gigabit sempre. Per quanto concerne le porte, segnaliamo il tasto del reset che il Fritzbox non ha, il pulsante on off che il Fritzbox non ha, e la possibilità di poter collegare anche una presa di corrente, insomma. Poi abbiamo anche 2 porte USB, il che schifo non fa, vedrete che possono essere tutte quante settate. Per quanto concerne i LED invece, abbiamo il tasto WPS per poter inserire, dicevo, collegare dispositivi direttamente con esso, il LED power, il LED DSL che a me rimarrà sempre spento, il LED internet che speriamo rimanga sempre acceso, ogni tanto è lampeggiante ma non vi preoccupate, non perde la connessione, il tasto VLAN, il LED VLAN che vi indica la presenza della VLAN, quindi della wireless del wifi, il servizio VoIP che nel momento in cui lo registrate si attiva in verde, altrimenti rimane spento, oppure se fate un tentativo come quello che ho fatto io, che poi vi faccio vedere, rimane rosso. Per quanto concerne invece qui Fiber e service, insomma, sono spie che dovrebbero servire per Fiber, serve per la fibra. Service sinceramente non si è mai acceso, meglio così, tanto di guadagnato. Il materiale è plasticoso e niente, ragazzi, e può essere messo soltanto in verticale, in orizzontale, diciamo così, che non è possibile poterlo mettere, anche perché di qua poi i cavi farebbero una curva che, diciamo, non mi fa impazzire tanto, quindi volendo potrebbe anche essere messo così, però insomma io eviterei di fare un'operazione del genere se avete cavi Ethernet. Se invece non avete cavi Ethernet, insomma, potete anche collegarlo tranquillamente in posizione orizzontale. Questo video non me lo sponsorizza nessuno, quindi l'unica cosa che ti chiedo è di mettere un like, di condividere e di commentare in maniera educata, mi raccomando, anche perché insomma così fate capire a YouTube che questo tipo di contenuti vi piacciono e YouTube tranquillamente continuerà a proporvoli. Se volete sostenere la mia attività, ricordatevi che potete usare l'abbonamento, il super grazie e il link affiliati a Amazon che trovate giù in descrizione.
Ciao ragazzi e grazie. Completa la dotazione di porte e la wifi. La wifi è di tipo 6, quindi non avrete problemi con i più recenti dispositivi. Funziona molto bene, è veramente potente. Non è potente come il Fritzbox, però ragazzi ci sta alla grande perché funziona bene, almeno a casa mia. Prende, forse non arriva nelle ultime camere, quelle che stanno nella parte diametralmente opposta al router, però ragazzi è una cosa quasi normale, anche perché lo sto usando senza ripetere, quindi insomma fa fatica, ma è normale che sia così, anche perché per attraversare i miei 110 metri quadri di casa deve comunque superare 4 muri e non tutti riescono a fare una cosa del genere. Ma adesso vediamo come funziona il software e facciamo una rapida panoramica, e poi, finita la panoramica, abbiamo le conclusioni. Ed eccoci qua nella schermata della GUI. Per poter entrare all'interno del router bisogna aprire il browser e digitare 192.168.1.1 e inserire nella pagina di benvenuto il nome utente e la password fornito direttamente dalla dimensione. Nome utente e password che possono comunque essere cambiati, tra poco vedremo anche come si fa. L'ADB si presenta a una duplice, diciamo così, anima, perché per come si presenta in questo momento noi vediamo semplicemente che è fatta per persone che sono poco pratiche dell'uso del router, e diciamo così probabilmente il 98% delle persone adorerà questa interfaccia, probabilmente non c'entrerà proprio, perché comunque il router arriva già tutto quanto preconfigurato da dimensione. Comunque guardiamo, abbiamo in alto a sinistra un check verde qui attivo e funzionante che ci dice attenzione, c'è connessione, quindi se si bloccano i tuoi dispositivi probabilmente c'è un problema di wifi, va riavviato il router, oppure più semplicemente vanno riavviati i dispositivi. Qua ci dice che siamo agganciati a dimensione ultra fibra 5G, ma è disponibile anche dimensione ultra fibra. Sono nomi che ho dato io, si trovano semplicemente qui e sono le due wifi che sono utili per poter fare il collegamento. A sinistra, rete utente, abbiamo appunto il numero di dispositivi connessi alla rete in questo momento. Qui abbiamo la possibilità di attivare e disattivare la wifi per gli ospiti in modo tale da non dover dare loro per forza le nostre credenziali, e qui abbiamo la possibilità di attivare o disattivare il VoIP. In questo modo è disattivato, però se basta fare semplicemente un clic, poi vedremo successivamente in un'altra schermata migliore, basta semplicemente agire lì per poter configurare un numero VoIP. Chiaramente i parametri ve li deve dare il vostro operatore, oppure ve li deve dare coloro i quali vi hanno dato il numero VoIP. Io per esempio tempo fa avevo Olimontel, mettevo semplicemente il SIP, che sarebbe una specie di indirizzo, un nome utente, la password, e il numero si registrava immediatamente. Per quanto concerne il firewall abbiamo la possibilità di attivarlo e di disattivarlo, così come abbiamo disattivato la condivisione USB perché a me fondamentalmente non serve. In questo momento il QoS mi dice che c'è un solo dispositivo che sta collegato, e quello serve per stabilire la priorità anche tra le altre cose del wifi, e non ho toccato il port mapping perché insomma non mi serve fare assolutissimamente nulla. Però dicevo, questo router ha un'interfaccia doppia, vediamo la seconda interfaccia. Agendo su questo pulsantino ho la possibilità di fare un mucchio di opzioni, tra cui la vista avanzata, e qui davvero incominciamo a mettere le mani nella marmellata, perché qui possiamo fare veramente tantissime cose, tra cui per esempio addirittura settare lo share, cioè la riduzione di banda in upload e in download per ogni singola porta, cose da matti, non so cosa serva, però abbiamo la possibilità di poterlo fare. Quindi per esempio qui abbiamo 5 porte Ethernet, che sono le 4 da 1 gigabit e la WAN. Andando ad agire per esempio sulla di essa, possiamo appunto settare shaping in ingresso e in uscita e guardare le statistiche, cioè cose da matti, perché davvero si entra in un dettaglio veramente molto importante. Così come è possibile, accanto alle matitine, andare a guardare il tipo di connessione che si ha. Per esempio se vado su attivo abbiamo la possibilità di settare il nome utente e la password, che in questo momento mi ha dato per esempio dimensione, io chiaramente ve lo sto ascoltando in modo tale che insomma rimanga un qualcosa di abbastanza privato. Però anche qui possiamo settare i parametri, vedete, con la matitina del wifi, ma potremo andare anche da un'altra schermata ancora più comoda, che poi vedremo nel dettaglio anche meglio, e possiamo addirittura cambiare l'indirizzo LAN del router in modo tale da potergli cambiare la classe di indirizzo. Per esempio se io dovessi disfarmi nel mio Fritzbox, non lo farò mai per carità di Dio, per mettere questo ADB dovrei tranquillissimamente mettere anziché uno qua 178, in modo tale da far ereditare a lui la classe di IP esattamente della macchina stessa. Chiaramente qui c'è un errore perché dovrei digitare la stessa cosa anche qui dentro, però ragazzi sono cose che quasi nessuno fa, quindi lasciamo stare,
chiudiamo questa applicazione e non salviamo nulla. Guardiamo adesso la sezione delle icone. Come notate, qui abbiamo subito l'icona utente che ci permette di cambiare il nome dell'amministratore, in questo caso c'è admin, ma io posso mettere qualcos'altro, e cliccando qui sopra possiamo cambiare la password, sempre a patto che rispettiamo i criteri di complessità della password stessa. Non la voglio cambiare perché l'ho appena fatto, però voi fatelo perché quello è un primo step per quanto concerne la sicurezza di un router. L'icona configurazione la vediamo successivamente perché contiene il grosso, contiene tutto quanto quello che praticamente si può fare con questo router. Andiamo adesso in dispositivi di memoria, qui posso abilitare la condivisione di rete via FTP, posso addirittura settare, come notate, gli account utenti, posso mettere file in condivisione e lui è anche un server, può agire anche da server media DLNA, quindi possiamo fare streaming e broadcasting in tutta la casa. Comunque, ancora, possiamo anche avere una visione d'insieme di tutta quanta la rete utente. Questi sono i dispositivi che ho messo finora e, come notate, questo è il mio MacBook che in questo momento sta registrando il video ed è collegato a dimensione 2,4, infatti non è collegato alla 5 GHz ma alla 2,4, li ho rinominati così. Per quanto concerne ancora, vediamo un attimino, torniamo indietro, abbiamo la possibilità di settare anche delle applicazioni, quindi non ho capito ancora come si attivano queste applicazioni, quindi se qualcuno di voi lo sa magari lo scrive nel commento, perché io non ho ben compreso come si fa, o meglio a che cosa servono tutte queste applicazioni e dove trovarle. Per quanto concerne la voce sistema invece, qui abbiamo il classico sistema che avvia, log, configurazione di fabbrica, quindi abbiamo il ripristino, salvare la configurazione, ripristinare la configurazione, upgradare il firmware. A proposito, chiedo un aiuto a tutti quanti voi perché nel momento in cui upgradi il firmware o hai un file oppure dalla rete inserisci un indirizzo internet per poi farlo controllare degli aggiornamenti. Non conosco questo indirizzo internet, magari se me lo passate vi beccate un bel grazie da parte mia. Comunque annulliamo questa opzione, torniamo indietro e scopriamo che accanto al sistema abbiamo stampanti, quindi qua dentro posso entrare nella stampante e configurarmi un eventuale stampante di rete. Ragazzi, io non l'ho fatto perché la stampante non la uso da 20 anni, no, ma saranno 10 anni circa che non uso la stampante, quindi non mi so dire. Non manca la classica funzionalità di diagnostica per poter vedere i pacchetti UDP, il ping, per poter vedere il download, la velocità di download, di upload, fare il trace, insomma c'è davvero di tutto, quindi andiamo avanti. E la sicurezza, qui abbiamo la possibilità di impostare il firewall che abbiamo visto prima abilitato nella schermata principale per principianti, qui la possibilità di poter avere anche livelli di sicurezza e inserire livelli, insomma, più alti. Se vado in avanzato ho la possibilità di inserire ancora più cose, qui per esempio ho un livello 1 che è stato creato di default e ho la possibilità di fare delle regole, quindi di aggiungere, guardate quanta roba ci sta, e ragazzi questo è fuori di testa, questo router è veramente da impazzire. Qui ho la possibilità di settare la zona demilitarizzata addirittura, e qui ho il controllo genitori, quindi il classico come dire parental control. Ritorniamo da capo nella home, qui ho la possibilità di inserire dei modem USB esterni che io non ho, SIM scheda, no, non si può inserire nessun tipo di SIM, quindi ragazzi non posso fare niente, però lui di base funziona con una serie di operatori che è possibile chiaramente inserire. Chiaramente quando un operatore, insomma, non è proprio quello che non ha proprio tutti quanti i parametri, posso come sempre poter, vedete, cambiare qui tutto quanto quello che c'è, quindi ragazzi è veramente fatto molto molto bene. Questa è la parte 4G e 5G probabilmente meglio implementata nei router che ho avuto modo di vedere io. Per quanto concerne la wifi, qui oltre ad avere tutte quante le wifi a nostra disposizione posso entrare nelle wifi, riprendere la scheda che abbiamo visto in precedenza e addirittura poter fare un qualcosa di diverso, già non è soltanto questo, ma possiamo addirittura entrare in una configurazione più avanzata. Avete visto premuto qui sotto in basso, ve lo faccio rivedere, configurazione avanzata, per poter settare ulteriori parametri. Io vi dico che non ho toccato niente perché il wifi di questo router è veramente molto stabile, però avete la possibilità effettivamente di fare un mucchio e mezzo di cose, ragazzi, quindi buon divertimento e un buono smanettamento, ma proseguiamo. Ritornando nella home abbiamo la possibilità di andare su configurazioni che l'avevamo un attimino lasciato da parte. Vediamo un attimino, qui è possibile settare tutte quante le interfacce fisiche. In questo momento, come notate, qui sta settato la One Optical, da cui entra appunto il cavo di fibra ottica, e le due wifi che mi riportano la stessa schermata di wifi di prima.
ma la One Ottica mi dà la possibilità, come al solito, di stabilire un pochettino di regolette, o meglio, di stabilire un eventuale shaping in uscita o in entrata. Non l'ho mai fatto, quindi non so che cosa significhi, e penso che non avere neanche la necessità di poterlo fare. Per quanto concerne le connessioni di rete, invece, qui posso implementare connessioni di rete verso altri operatori. Agendo sul pulsante nuovo connessione One, ho la possibilità quindi di poter capire quale connessione attivare per quale operatore. In questo caso, se facessi per esempio linea DSL e quindi andassi avanti, potrei mettere addirittura, mamma mia, questi parametri, ragazzi, io ho la fortuna di avere l'FTTH da molto tempo, effettivamente non li vedo da veramente tantissimo tempo. E comunque, vedete, con una schermata del tipo precedente e successivo, ho la possibilità di settare tutto quello che io voglio. Tornando invece sempre alle configurazioni, ho la possibilità di fare veramente di tutto, ragazzi. E soltanto basta semplicemente metterci mani dentro e guardare che, per esempio, qui è possibile impostare le regole per il NAT e per il port mapping, insomma quello che avevamo visto sempre nella prima schermata. Qui abbiamo la possibilità di implementare una VPN. Sinceramente non ci ho provato, perché questo non è il router che io vorrei usare in maniera definitiva a casa mia. E per quanto riguarda invece il VoIP, di cui avevamo parlato in precedenza, qui ho la possibilità, vedete, in servizio VoIP, di aggiungere una nuova linea, di inserire un numero di telefono, che è quello che vi dà l'operatore telefonico, di capire su quale presa RJ11 che sta sul retro del modem, bisogna settare questi parametri, tutte e due, la 1, la 2, vedete, possiamo fare veramente quello che vogliamo. Settare un profilo, questo era il profilo che avevo provato io prima di scoprire che in realtà la mia linea non è registrata, quindi inserire un nuovo profilo, andare in successivo, cliccare per esempio sul SIP, avere un parametro che vi passa il vostro operatore telefonico, e quindi non dovete inventarvelo voi, tutta quanta questa roba qua ve la dà lui. E successivamente abbiamo la possibilità, ciao, di poter registrare un numero inserendo il nome utente e la password, che chiaramente insieme agli altri parametri vi deve dare, ricordo, sempre il vostro operatore. Ovviamente è possibile cambiare anche i DNS, questa è l'ultima cosa che vediamo, basta andare semplicemente in DNS, questo è un client DNS, e inserire chiaramente i DNS. Io ho inserito quelli di Google, ma vi arrivano già di base anche questi DNS qua, però potete inserire qualsiasi DNS, tipo quello 1.1.1.1, o più semplicemente gli Open DNS, che sono altrettanto buoni e possono essere settati e personalizzati con grande facilità. Bene ragazzi, avete visto che questo router ha veramente una doppia anima, fatto per gente che non sa mettere mani alle configurazioni e fatto per gente che invece ama smanettare e ama customizzare tutto quanto il router nella maniera in cui può servire. Quindi un router con una doppia anima. Ma passiamo adesso alle conclusioni. Come dicevo, quindi un router dalla doppia anima, un po' per nerd, un po' per neofiti. È un router che comunque, anche se non toccato, fa bene il suo dovere, perché viene già settato da dimensione in modo tale che basta collegarlo e voi potete utilizzarlo fin da subito. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto, come al solito, fatemelo sapere con un like. Da Francesco Lenz è tutto, ciao ragazzi, alla prossima!